centro anch'io. Un nuovo appuntamento di Centro Anch'io, questa prima parte breve è dedicata al poverello di Brescia, Fra Giacomo Bulgaro. Il poverello di Brescia, Fra Giacomo Bulgaro, nacque a Corticelle Pieve, frazione di Dello, il 29 gennaio del 1879. A 11 anni si trasferì a Brescia con la famiglia, dove frequentò l'oratorio di San Giovanni. Allontanatosi dalla vita cristiana, vi fece ritorno nel 13 con una forte conversione piena di pentimento. Per gracilità, la Prima Guerra Mondiale la passò nella Croce Rossa dell'ospedale di Brescia, al servizio dei moribondi. Quando nel 28 i francescani ripresero possesso del convento, Giacomo prese il saio e passò 30 anni in scrupolosa povertà, radicalmente francescano. Morì in odore di santità il 27 gennaio 1967. Dal 94 il suo corpo riposa presso la chiesa di San Francesco. Il modo di dire di oggi c'è dell'allegria e non solo. L'allegria la fa scampà, la passiù la fa crepà addirittura. Vediamo come sono andate le cose. Sempre sul frequentato assolato lungomare di Napoli, in compagnia di... Lorenzo. Lorenzo, tu sei napoletano, Lorenzo? Di Novara. Ah, di Novara. Che ci fai a Napoli, Lorenzo? Studio. Che cosa? Archeologia. Bello, interessante. Sì. Insomma, abbastanza, diciamo. Senti, Lorenzo, prova un po' a cimentarti col nostro dialetto bresciano. Va bene. Ci sarà qualcosa in comune, Spero più del napoletano, cioè spero di andare meglio, dai. Difficile il napoletano, fai fatica un po', quando parlo... C'è un po' più di soggezione, invece, bresciano penso che dai. Ma quando qua a Napoli parlano un po' veloce... Quello capisco, non parlo, però capisco. Quanto tempo stai qui? 3 anni. Dai, ma qualcosa, un po' di cultura te la sei fatta. Prova a leggere. Allora, l'allegria la fa scampà, la passione la fa crepà. Guarda, sei un bresciano adottato ormai. Sei il livello A1, A2. Vabbè, grazie, onorato. Grazie mille. Proviamo a spiegarlo, riesci a capire qualcosa, Lorenzo? Vabbè, l'allegria la fa scampare, l'allegria fa campare, fa vivere bene, diciamo, e la passione invece fa crepare. Sì, le passioni, cioè penso i vizi, immagino, no? Sei d'accordo con questo? Vabbè, sì. Alla fine pure l'allegria è una passione, dai. Sei archeologo, grazie a te abbiamo riesumato questi antichi modi di dire bresciani, vero? È stato un piacere. Per noi, grazie. Ciao, ciao. Leo, che fai a Napoli, Leo? Sei napoletano? Sì. Bene. E qualcosa col bresciano, una qualche attinenza, una ex fidanzata a Brescia, qualcosa, niente? Ci proviamo, c'ho gli zii lombardi. Di dove? Sì. Milanese, non è Brescia, però li vogliamo bene lo stesso, eh. Lo so, qualche cugino a Bergamo. L'anno prossimo saremo capitali della cultura, quindi dovremo diventare bravi e volerci bene per un annetto. Si scherza ovviamente, c'è una sana competizione, una rivalità di amicizia, insomma. Vabbè, mai nemici, ma però. Ecco, bravo. Leo, applichiamoci qui, che io ti vedo bello sgamato su questo proverbio, vai. Vai, allora, l'allegria la fa scampà, la passione la fa crepà. Hai capito qualcosa, Leo? Sì, l'allegria la fa scampare, la passione la fa crepare. Allora, non capisco cosa, però. Secondo te manca il soggetto. L'allegria fa vivere bene, fa scampare, cioè fa vivere. Mancava il soggetto. La passione invece fa... La fa crepare. Fa morire, insomma. Quindi, come dire, che la persona allegra, solare, socievole, serena, vive bene... Invece la persona che si abbandona ai vizi... Sei al posto giusto, sì. Alle passioni, muore. Tu che sei, una persona socievole e allegra o uno che si abbandona ai vizi? No, socievole e allegra. Qualche vizietto ce l'hai? Ma non si dice. Bravo, vedi. Va bene, allora, dal lungomare di Napoli, col Vesuvio alle nostre spalle è tutto. Grazie Leo, grazie a voi, alla prossima, ciao. Ciao, grazie a voi.